Ciao, eccomi con un nuovo video. Da un po' che non faccio nessun video, però tra una cosa e l'altra rimango io indietro con i video che penso di registrarli. Allora, oggi vedo di poter registrare questo video perché l'ho fatto di notte, di sera, ma in cameretta la luce è quella che è, per cui adesso sto registrando di nuovo questo video. Allora, due parole, cosa mi sono successe? Cosa mi è successo in questi giorni? 4 anni fa io sono stata punta in un mese da una vespa, poi dopo un mese da un'ape. E in tutti e due i casi ho avuto una reazione brutta, cosa che non mi succedeva prima. Non so, con l'età credo che ho cambiato la sensibilità. A parte che anche le zanzare quando mi pungono ogni tanto mi si gonfia la puntura. Insomma, questi giorni, precisamente ieri, eravamo al parchetto come al solito con mio figlio. E non ho sentito neanche l'ape quando si è appoggiata sul pollice del mio piede. Ho sentito solo un pizzicotto, ho guardato, lei già stava lasciando il pungiglione. Niente, mi è successo quello che mi è successo 4 anni fa, mi si è gonfiato. Allora, dal pollice mi si è gonfiata tutta la pianta fino alla caviglia. Oh, ieri stavo malissimo, oggi sto meglio. Sono andata dal dottore, mi ha messo per forza il cortisone. Intravenoso e niente, adesso sto meglio, meno male, ho dormito bene perché 4 anni fa io non mi sono rivolta subito al dottore. 3 giorni sono stata con la mano gonfia così e non dormivo quasi niente. E passando dalle cose brutte alle cose più belle, chi non sta pensando al mare in questi giorni, io già mi sto preparando. Allora, i capelli, questi i capelli, sì, i capelli da mare mi piacciono tantissimo. Ho preso questa versione dall'H&M, c'era anche la bianca senza questa striscia nera, invece a me l'effetto di questa striscia mi piace tanto e costa 3 euro in più. A quelle bianche 10, questa l'ho pagata 13 invece, e niente, mi piace molto. Io ho avuto sempre questo formato di capello, se guardate i video 3 anni fa avevo una blu viola, mi si è rovinata perché la mettevo in valigia, così, e mi si è rovinata, non mi piace più come calza. Niente, e questo era il primo acquisto che volevo farvi vedere e me lo registro così mi rimane anche nella versione video. E questo capello l'ho comprato dall'H&M, ma dal centro commerciale Il Centro, quello di Arese. Allora, siccome vivo in provincia di Milano, questo centro commerciale non è tanto lontano da casa nostra. Ho aspettato i saldi per non andare poi anche nella confusione, visto che l'hanno aperto ad aprile. Ho aspettato un po' che passasse il tempo, che la gente un po' si sfogasse delle novità e sono andata. Era tranquillo, sono andata in settimana, c'era pochissima gente, pochissima, ma è talmente grande che le macchine ci sono tante in parcheggio, ma si sono ben divisi tra i punti vendita. Allora, sono andata da H&M perché è il negozio che a me piace. Sono entrata dal Primark, il negozio irlandese, che io non sono mai stata da loro. E i prezzi sono bassissimi, molto più bassi che da H&M, infatti lì c'era tanta gente. Però la qualità devo dire che è molto inferiore ad H&M, così a primo impatto. Io le ho preso solo una maglietta per me e per Marcello e una tutina con shorts per vedere come e la faccenda di questi tessuti. Allora, sto guardando, i capelli sono quello che sono, però mi sentivo di fare il video oggi e l'ho fatto oggi senza grandi preparazioni e così così. Perdonatemi se vi dà fastidio il look. E stavo dicendo di Primark o Primark. I prezzi sono bassissimi, però quando è successo nel 2012, se non sbaglio, quella tragedia in Bangladesh, nel palazzo che è crollato c'era anche un punto di confezionamento di Primark. E sul BBC ho letto un'intervista in quale un rappresentante di questa catena irlandese diceva che i prezzi nostri sono bassissimi, sì, però non ci interessiamo tanto alle condizioni di vita o di lavoro delle persone che lavorano per loro, e purtroppo è successo quello che è successo, però noi vogliamo dare tanta assistenza alle famiglie che hanno patito dopo questa tragedia.
E dicono, e dicevano nell'articolo che anche se Primark ha quei prezzi bassi, in comparazione con altre catene che hanno il prezzo 10 volte più grande del loro, comunque sempre fanno cucire i vestiti in Bangladesh, lo sappiamo. Però cosa volevo dirvi, che queste ditte, per esempio c'era citata anche United Colors, Benetton, non si erano neanche presentati a questa riunione dove si doveva decidere quale e quanto aiuto dare alle persone che hanno sofferto in quella tragedia di Bangladesh. Per cui sì, ho chiuso un occhio e ho preso qualche vestito anche da Primark. Però non vi faccio vedere niente perché non è niente di particolare. Volevo parlare per esempio di questo impermeabile, che per me è particolare perché io lo cercavo da tanto ed è fatto così come voglio io. E la lunghezza giusta, né lungo lungo né corto, un tessuto bello pesante. Mi ha stupito il prezzo, 69,95 euro, io l'ho pagato 30 euro. Io 5 anni fa o anche di più, sì, 7 anni fa, appena arrivata in Italia, ho comprato sempre da Zara, questo di Zara, un trench, l'avevo pagato 80 euro scontato, però quello era un signor impermeabile perché aveva la foda era dentro e c'era sulla zip che tu potevi toglierlo dall'impermeabile. Io non l'ho usata mai quella foda perché per me è caldo l'inverno, l'inverno e anche l'autunno in Italia, per cui non ho bisogno di quella foda così grossa. Però questo prezzo bassissimo è dovuto al fatto che, vedete, non c'è la foda qua, c'è solo qui è niente, il tessuto basta, senza foda. Mi sono accorto di questo solo quando ho infilato la mano per provarlo, perché vedete c'è doppio buco. E questo fatto credo che influisca il prezzo, perché per 70 euro da Zara non ho mai visto un trench, non sapevo neanche della sua esistenza, l'ho visto lì subito, l'ho preso a volo e spero di metterlo con tanta piacere come ho fatto con l'altro impermeabile, che purtroppo l'ho rovinato davanti con la birro. E l'ho portato in tittoria, ma mi hanno detto che la birra non si può cancellare, e anche al lavoro non so se qualcuno, perché mi voleva tanto bene o per negligenza, me l'ha macchiato di fondotinta perché era sull'attaccapanni comune. Niente, è così, quello ormai non posso più metterlo, e ecco, l'ho trovato dopo, mi sa, 2 anni di ricerca, che intanto mettevo giubbini così, però io volevo l'impermeabile classico che mi piace tantissimo. Allora, questi erano i due pezzi del mio shopping. Io ho fatto anche altri vestiti, ho preso da H&M, anche non scontato perché mi era piaciuto, della linea Divided. Poi pantaloni, top, così qualche acquistino in più, ma non mi dilungo qua perché non credo sia tanto interessante vedere proprio tutti i vestiti che si comprano. Questi due mi hanno colpito di più, ci tengo a loro, li metterò sicuramente tanto tempo e ho condiviso con voi il mio piacere di acquistare qualcosa durante gli sconti di questo estate. Allora, volevo farvi notare che da Tico Touch sono questi sconti del 20%, 30% e 50%. 50% sul make-up e profumi, 30% igiene e cura della persona e 20% sui detersivi. Io già l'ho usato uno sul detersivi e ritornerò sicuramente per la linea dell'idea, per il burro corpo del con albicocca e mango, che mi è piaciuto tanto. Allora, questi sconti, io, come ho saputo di loro, mi arriva la newsletter perché ho fatto la Fidelity Card online e lì c'era lo spunto che dovevi per forza iscriverti alla newsletter. Va bene, mandano poche newsletter e questo mi piace, per cui non mi danno fastidio. Sono andata in punto vendita e ho detto: io vorrei avere gli sconti, che sulla mail mi è arrivata l'informazione. La persona mi ha guardato strano, la commessa, non sono molto carine quelle del punto vendita dove vado io. Comunque me l'ha dato questo depliant. Io ho preso solo una cosa che mi serviva, il detergente detersivo per la lavastoviglie, però davanti a me c'era una ragazza che ha speso 50 euro e questa commessa poteva farle un regalo dandogli questi sconti già che si potevano usare visto che c'era luglio. Invece no, non l'ha fatto, l'ha fatto pagare 50 euro, poi ha detto: guarda qua, ti metto degli sconti per i prossimi acquisti. Non mi è piaciuto sinceramente tanto, non so se la ditta l'ha obbligata a fare queste cose, però non mi sembra molto carino.
Vabbè, così. Poi chiudo il video con un no haul. Perché lo chiamo no haul? Perché io avevo in mente di fare un video appena mi arrivavano i prodotti. Allora, Nakome, avete sentito di questo brand? Non sapevo di che origine fosse, perché dal sito non è molto chiaro, non si dice niente anche delle certificazioni, si dice che sono naturali, materie prime eccellenti. Comunque, avevo visto su YouTube che è una ditta polacca, poi certificazione sì, non ne ha. Ma niente, siccome il Hey Mountain a me è piaciuto come i prodotti che ho provato, e questo Nakomi mi ricorda un po', visto che sono burro corpo alla fragola, mirtilli, frutti così, e per esempio c'è anche cioccolato, biscotto, questa fragranza mi non interessa, però i frutti io volentieri avrei provato. Allora, prima volta che scrivo a una ditta e mi hanno risposto pure in 2 giorni, mi sono sentita un po' importante. Niente, gli dicevo se potevano mandarmi qualche campioncino, visto che mi piacciono i prodotti naturali e ero molto interessata di provare questi prodotti di qua di là. E gli ho detto che ho un piccolo canale su YouTube e sto facendo dei video e mi sarebbe piaciuto vedere, sì, provare, recensire magari un prodotto che avrei provato. Loro mi hanno mandato indietro che non hanno nessuna azione in corso per i blogger, non mi considero tale, ma comunque, però mi davano la possibilità di fare un acquisto minimo di 25 euro per avere le spedizioni gratuite e con un 40% di sconto. Wow, quando ho sentito questo ho detto vi ringrazio tanto, a breve farò un ordine. Mentre pensavo, perché era fine settimana, non ho avuto tanto tempo di guardare sul sito, ma comunque nella mia mente c'era questo ordine. Mi arriva una mail dicendomi che il mio ordine è stato spedito. Prendo questo codice che me l'hanno dato, lo metto sul SDA, perché mi hanno detto che il corriere sarebbe stato SDA. E niente, mi danno che il codice non è completo, per cui cos'è? Un doppio gioco. Prima di tutto ho fatto un ordine e mi hanno risposto che ho scritto di che quale ordine parliamo. Mi hanno detto scusi, è stato un errore del destinatario. Ok, credo poco. E due, dai un codice incompleto a un destinatario? Non credo. Non so cosa hanno voluto fare con questo gioco, ma non mi è piaciuto, per cui anche se c'è 40% di sconto, io non penso di fare un ordine da un'azienda che si comporta in questo modo. Magari cambierò idea più avanti, non so, a voi come sembra un comportamento del genere? Niente, bene, io vi mando tante belle cose e vi auguro di stare bene. Speriamo che le api non ne arrivano più. Sul mio corpo le lasciamo stare sul fiore, ma dico sì, l'avrei disturbata, ma io non le ho fatto niente. Se l'avessi disturbata forse è più corretto. Niente, mi dispiace che dopo sicuramente è morta questa ape. E niente, finiamo il video con l'ape con la quale ho iniziato il video. Ciao, alla prossima!